Bene ragazzi, come sempre Zamp che vi parla. Oggi sono qui con un nuovo vlog, visto che ormai mi stanno piacendo tipo troppo, ve ne faccio in continuazione. Quest'oggi, come state vedendo, non siamo a casa perché è sabato e siamo diretti alla stazione di Jesi per prendere il trenino allegrissimo che ci porterà a Modena per il compleanno del buon Gabbo. Io al momento sono completamente distrutto perché vengo da una serata che è finita da praticamente un'ora. Sono tornato a casa dopo aver riportato a casa con la macchina tutti i miei compagni e quindi, morale della favola, ho dormito nemmeno un'ora e sono troppo distrutto. Cioè, avete visto che occhi che ho, quindi meglio veramente che non vi faccia vedere oltre. E dunque, cosa andiamo a fare a Modena? Abbiamo deciso di fare una sorpresa al nostro bomberone. Perciò ci troveremo tutti lì, noi di Melagodo, per uscire fuori dalle tende di casa sua nuova e fargli: ciao Gabri, siamo qui per festeggiare il tuo incredibilissimo compleanno. E quindi lui dovrebbe saltare di gioia, spaccare tutto, abbracciarci come se non ci fossero domani e dire: ragazzi, vi amo. Non che non lo dica già, però dovrebbe dirlo ancora di più. Detto questo, comunque noi siamo quasi alla stazione, devo anche sbrigarmi perché sennò perdo il treno. Ci riaggiorniamo più tardi. Ebbene signori, eccoci qui. Siamo arrivati alla stazione di Modena, in quanto sentirete il caro loquendo in sottofondo che non fa altro che dire: stazione di Modena, i treni si fermano alla stazione di Modena. Comunque non fate caso al fatto che ho delle occhiaie paurose, perché io ho effettivamente delle occhiaie mostruose, cioè non so davvero come cazzo possa fare ad andare in giro così oggi, ma comunque vabbè, vi dico solo che sul treno mi sono addormentato quelle 15 volte, cioè facevo così: oh, che bello il panorama, e cadevo giù perché, cioè, avendo dormito una sola ora, non è molto semplice stare in piedi oggi, considerato che questa sera la serata durerà parecchio. Questo è ancora un problema in più, quindi io oggi morirò, ragazzi. Oggi non credo che riuscirò a superare questa giornata. Comunque a breve dovrebbe arrivare il nostro caro Crick qui in stazione, il primo ad arrivare, e dopo di lui penso Dread e Frax, che però credo vengano in macchina. Poi andremo, ci incontreremo con la Silvia, la ragazza di Gabbo, e andremo ad organizzare la sorpresina per lui. Da, signori, ci siamo finalmente rincontrati con il carissimo Johnny Crick, che è appena sceso dal treno e mi ha dribblato clamorosamente. Mi ha detto: no, sono passato a sottopassaggio. Ho capito, io stavo sorvegliando gli unici due sottopassaggi della stazione di Modena. Ci sono tre binari, non capisco come ha fatto a non vedermi. E io non l'ho visto. Lui mi fa: sono all'uscita. Dunque adesso staremo cercando un posto dove colazionarci. Esatto. Vabbè, tu sei sempre molto pragmatico in tutto questo. Dove urinare. Però io vorrei ben dire che in teoria dobbiamo aspettare anche Frax e Dread, che dovrebbero arrivare in macchina. Che ore sono? 11:30. Quindi, da Johnny Crick è tutto. Ci riaggiorniamo dopo, lì nello studio. Carico. Siamo qui con il signor Daryl Dixon. Bello. Johnny Crick. E davanti abbiamo i due fattoni per eccellenza. Incredibile. Stiamo facendo un video veramente, bravo. Siamo in una macchina. Stai facendo un video? Bravo. Johnny Crick, l'entità della sua barba. L'entità della mia barba è, diciamo, quella tipo che quando arrivi in dogana ti fermano. Penso che presto sarà arruolato dall'ISIS. Io sto cercando di arrivare a livelli suoi. Guarda, è uguale proprio. Ho appena cominciato. Ci compri 10 punti di rumore al Bangladino. Sì, da. Sì, da Bangladino. Ti Bangladino. Piace andare dal Bangla? Il Bangla è per i poveri, cazzo. Mi piace tutto di azzurro. Oh, ma che cazzo? Te l'ho detto che se spostano. Sei imbecille, sei. È la Madonna. Ammiriamo un esemplare. Un esemplare di idiota che in questo momento si sta rotolando sui letti. Vai sul letto. SummerSlam! Vai sul letto tuo. Allora signori, siamo qui, io e Cretch stiamo festeggiando, diciamo, la festa di Gabbo, e vorrei farvi notare il comportamento anomalo di Just Ron, che con la sua GoPro in mano non si sa cosa stia facendo. Andiamo ad ispezionare più da vicino le abilità del nostro Big Johnny. Signor Just Ron, cosa sta facendo quest'oggi? Stavo... Quest'uomo è completamente strafatto. Abbastanza. Grazie per genzare. Va bene. Droga. Siamo qui con il signor Colombo. Yep.
per andare a comprare il veleno quotidiano. E come si prospetta questa serata, Giastron? Diciamo che il compleanno del signor Gabbo sta andando molto bene. Non che non si aspettasse la nostra presenza qui, perché diciamo che la nostra sorpresa è fallita abbastanza miseramente causa fughe di notizie. Spoiler vari. Spoiler vari in giro così, e quindi lui ci trova nell'armadio di casa sua e diciamo che se lo aspettava, quindi la nostra sorpresa è in parte fallita, però cercheremo di rimediare questa sera facendo divertire molto il signor Gabriele. No, facendo in modo che si dimentichi di quello che è esatto, successo. Esatto, non deve ricordarsi il suo 23esimo compleanno sostanzialmente. E poi non è neanche oggi, quindi sti cazzi. Esatto, facciamo una sorta di rievocazione, diciamo il trio. Riesumiamo. Giastron, Zamp e Godsred. Senza Gozzo ormai. Senza Gozzo. Ci troviamo nell'incredibile postazione di Just Gabbo, dove si sta svolgendo una sfida molto interessante. Cosa ne pensa lei che sta assistendo alla partita da oggi? Incredibile, Frax in dominio della partita, poi 3-2, 3-3 subito in 5 minuti tutto. Come si spiega tutto questo? È fantastico, si spiega perché Frax ha avuto un breakout praticamente. Un breakout. Invece qui troviamo signorina Silvia. Lui fa lavorare Silvia. Sa fare Silvia. Ma lei che dà sempre la scopa per terra, attenzione a quello che si dice. Ma se, cioè, se tutto il resto è un portiere, tutto il resto è Neuer, hanno detto Joyer. Neuer. Abbiamo un soldato che è caduto in azione. Il suo nome risponde. Sad Dorner. Just Roll. Infine siamo sopravvissuti alla serata di ieri. Dopo essere andati a dormire alle 6, credo, più o meno, con il buon Teo qui presente, ma che non inquadro perché poverino si è svegliato e adesso ha gli occhiali, quindi se lo inquadrassi molto probabilmente vi ucciderebbe. Gli avrò messo un riquadro nero in faccia per non farvelo vedere, perché altrimenti penso... Ecco, vedete... La beltà di quest'uomo. E invece in questo momento ho preso possesso della posizione di Gabbo, perché oggi alle 3 tipo dovremmo registrare su Omegle, mentre lui con la buona Silvia ci sta preparando il pranzo. Incredibile, il cuoco. È un grande cuoco questo. Io che sono un gran cuoco. Sei pronto ad assaggiare la carbonara? Tu a Zamp sei pronto ad assaggiare la mia carbonara? Sempre pronto ad assaggiare la carbonara del disqualo. Faccia fai. In tutto questo volevo farvi notare il mio capolavoro là sopra, che stampato rende veramente veramente molto bene. È vero che c'è il tuo quadro lì, fatti un selfie dopo. Grandi pomeriggi di registrazione a casa di squadra. Comunque, come vedete, qui c'è un Giastron in piena attività fisica e mentale dopo la registrazione del video di Omegle. Andiamo a vedere cosa c'è dentro l'armadio di gamba di squalo. No. Sto male! Sto male! È Alan di una notte da leone. Anal? Ma è Longoni, non è Alan. Longoni! Dunque, adesso andremo a registrare video per Giastron. Ciao! Dopodiché purtroppo io dovrò andare via senza poter nemmeno vedere la partita della Juventus, perché ho il treno alle 6.01 e quindi se non parto rimango qui. Srogo! Bene signori, dopo ore e ore di treni siamo finalmente tornati a Jesi, a casa. È stato un viaggio veramente distruttivo, perché voglio dire, cioè 3 ore e mezzo sul regionale dove non funzionava nemmeno l'aria condizionata, non si augura a nessuno. Cioè, è stata una roba incredibile, ho sudato come una bestia, non mangio nulla da oggi a pranzo, io sto per morire. Comunque, detto questo signori, anche un'altra esperienza è finita, sono stato veramente molto bene, ringrazio Gabbo e Silvio per averci ospitato, soprattutto a me e Ron, nella loro nuova casa, che è veramente una bomba, sono davvero dei ragazzi troppo bravi e auguro tutto il meglio per il loro futuro. Detto questo, io adesso vado su a casa, mi concedo un l'autopasto perché sto per morire, e mi raccomando, a giorni uscirà il video su Chat Roulette che abbiamo registrato con tutta la crew sul mio canale, quindi dovete essere tipo in troppi a vedervelo, perché ci siamo divertiti un casino a registrarlo. E niente ragazzi, detto questo, il video può finire qui, io spero vi sia piaciuto, in caso certo lasciare un bel mi piace, commento, e se non avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bene ragazzi, ciao da Zampetti, bene.